È per me un grande piacere essere qui con voi alla premiazione degli ambasciatori in rosa. È un appuntamento significativo e importante, in cui si rende omaggio a coloro che si sono distinti nella lotta ai tumori al seno, missione di Come in Italia. Alla vostra associazione va riconosciuto il merito per l'impegno incessante profuso da 25 anni in questa battaglia. È un giubileo, dicevamo prima. Ogni ambasciatore in rosa ha una storia unica da raccontare, ma tutti incarnano i valori del coraggio e della speranza e insegnano l'importanza di sostenere la ricerca scientifica e le iniziative rivolte alla prevenzione e alla tutela della salute femminile. Per queste finalità e per individuare nuove e sempre più efficaci strategie di diagnosi e di cura, diviene cruciale il contributo dell'istituzione. Se oggi il tumore al seno è un male che può essere efficacemente combattuto, lo dobbiamo all'encomiabile determinazione della comunità scientifica. Sebbene faccia meno paura rispetto al passato, resta comunque indispensabile sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione. Essa rappresenta infatti il primo fondamentale passo per ridurre i rischi degli effetti più gravi collegati all'insorgenza della malattia. Per questo motivo occorre diffondere la cultura della salute, ricordando che il nostro obiettivo primario sono le persone. E le persone non chiedono solo cure o informazioni legate alla propria condizione di salute, ma chiedono anche di essere ascoltate. Ritengo dunque necessario promuovere un approccio complessivo nel trattamento delle pazienti, che comprenda anche il loro benessere psicofisico. Un miglioramento in tal senso contribuirebbe a rendere le cure all'avanguardia anche nel rispetto della dignità e delle qualità di vita dell'individuo. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno quindi a coloro che stanno vivendo o che hanno vissuto la sofferenza della malattia. Non siete sole. Questo è il messaggio diventato simbolo di solidarietà e di incoraggiamento per tutte quelle donne che sono state colpite da un tumore al seno. Con la straordinaria testimonianza, le donne in rosa hanno generato negli anni un cambiamento positivo nel modo di affrontare la diagnosi e le terapie. Il mio auspicio è che questo impegno continui a essere un faro di speranza. Vi ringrazio.